Ma ciao a tutti, oggi parleremo di una cosa spero non farete mai nella vostra vita. Non parlo di una dieta, ma di inseguimenti con la polizia. Assolutamente proibito, visto che non porta nulla di buono. Però girando in rete ho trovato dei video e delle storie sugli inseguimenti di polizia che spero piaceranno anche a voi. Alquanto fuori dal comune, bizzarri, incredibili, quasi usciti da un film. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiali, siete seduti o sdraiati o sedureiati, partiamo! Camper. Nei film possiamo vedere tantissime macchine, specialmente super sportive, che fanno molto molto rumore. Tanto rumore. Wow, che rombi. Beh, sappiate che non c'è per forza bisogno di un macchinone con un motore da 400 cavalli e tre quarti per sfuggire alla polizia. Julianne Rainbird ha 52 anni e ha deciso di non rispettare i limiti di velocità mentre stava girando con il suo camper. Ad un certo punto giustamente alcuni poliziotti l'hanno notata, ma lei invece di fermarsi ha deciso di accelerare. Tutto ciò ha portato all'inizio di un inseguimento. Il problema è che Julie non era né furba né brava alla guida. Ha sbattuto ripetutamente contro altre auto causando danni grossissimi anche al suo camper e alla fine è stata fortunatamente catturata. La cosa peggiore è che ha messo nei guai anche i suoi due cani, che rischiavano di farsi male seriamente. Uno addirittura è saltato fuori durante l'inseguimento. Cioè, tutto ma non toccatemi i cani. E dire che le erano rimasti fedeli fino alla fine. Anche mentre veniva arrestata, volevano seguirla. Questo insegna che sfuggire alla legge è impossibile anche con un camper e bisogna rispettare i limiti di velocità. Ma anche che se non sai guidare è meglio non fare un garino selvaggio, come si dice dalle mie parti. Cercando bene online potete trovare dei video sulla donna che ha sbattuto contro ogni genere di cosa esistente nel percorso e non sto esagerando, ad un certo punto il camper non sembrava più un camper. Lama. Ma non ho mai detto ci sarebbero state solo macchine a quattro ruote. Se vi chiedessi qual è l'inseguimento della polizia più epico della storia, cosa rispondereste? Io sicuramente parlerei di questo. In Arizona c'è stato un inseguimento folle nel 2015 con due lama, sì, gli animali. Una storia molto conosciuta nel paese e ancora oggi ne parlano tutti con un sorrisino in volto. Era un giovedì e il gentile proprietario dei due animali aveva deciso di portarli in una pensione per rallegrare alcuni anziani, a cui voleva molto bene. Tutto sembrava procedere bene e nessuno si era chiesto perché diavolo uno portasse due lama per rendere felici degli anziani. Ma io sì. E ci ho pensato a lungo, scoprendo che se mi regalassero un lama sarei felicissimo. Finché però non ho letto il resto della storia e visto dei video. Quando era arrivato il momento di tornare a casa, i due non volevano salire nel camion. Anzi, hanno cominciato ad agitarsi e ad un certo punto sono scappati. E voi penserete, beh dai, cosa ci vuole a prenderli? E io vi dico subito che ce n'è voluto e anche tanto. Hanno cominciato a correre per il paese qua e là, buttando giù cartelli stradali. E quando la polizia è stata chiamata non riuscivano a prenderli comunque. Hanno provato a bloccarli la strada con delle macchine, ma questi erano furbi. Saltavano sopra e andavano oltre. Tutti i cittadini si sono messi all'opera per fermarli e perfino alcuni militari in elicottero erano venuti a vedere la situazione. Ovviamente ridendo a più non posso. I giornali appena hanno saputo di questo incredibile inseguimento hanno chiamato a rapporto i loro giornalisti migliori. Era diventata una cosa da film. Alla fine per fortuna alcuni volontari sono riusciti a bloccarli e tutto è finito senza grossi problemi. Sono sicuro che questo sia stato l'inseguimento più incredibile che i poliziotti abbiano mai fatto in vita loro nell'Arizona. O forse no, andiamo avanti per scoprire altro. Hollywood. Stavolta abbiamo una cosa assolutamente da film, ma che più da film non si può anche perché è passato per Hollywood. Non si sa per quale motivo questi tizi con la Mustang decappottabile blu hanno deciso di cominciare a correre per una strada cittadina a Los Angeles. Anzi, forse un pochino qualcosa si sa. Herschel Reynolds era un ragazzo di soli 20 anni in quel periodo ed era stato addestrato dai Marines nella guida di veicoli. Quanto pare c'è un intero addestramento che gli consente di diventare dei veri Vin Diesel. Non so bene però in cosa consistesse, ma alla fine è stato cacciato per condotta inappropriata. Tutto ciò lo ha fatto leggermente arrabbiare e tutte le abilità che aveva acquisito nei Marines le doveva usare per strada, per forza, e quindi si è messo alla guida della Mustang a Los Angeles, facendo partire un inseguimento che è entrato nella storia, ma senza fare quasi nessun danno, incredibilmente.
Per un'ora è andato a velocità folle e contromano per le strade, facendo pure qualche piccolo stunt per farsi notare, e infatti la stampa ha mandato in onda tutto quanto. Insieme al suo amico si stava scatenando e nessun poliziotto riusciva a fermarli. Alla fine si è fatto catturare lui apposta, ma prima si era fermato a farsi dei selfie e stringere la mano ad alcuni suoi amici. Davvero assurdo avere così tanto potenziale e sprecarlo in questo modo. Colline e macchine. In Russia, a mio parere, succedono davvero tante cose strane, come in questo inseguimento. Un gippone 4x4 stava scappando dalla polizia, ma nemmeno a una gran velocità, eh? Cioè, guardate la macchina che avevano però i poliziotti. Insomma, sembra uscita da Scooby-Doo. Comunque, ad un certo punto il criminale, stufo di andare a rallentatore, ha deciso di scalare una collinetta. E questo è bastato per bloccare la legge, una semplice collinetta. Ovvio che la Jeep poteva farcela, ma almeno speravo i poliziotti ci avrebbero provato a salirla. Non dovevano prendere i cattivi a tutti i costi. Alla fine sembra li abbiano comunque beccati grazie alla targa. Sembra perfino i cittadini del luogo si siano messi a ridere ad un certo punto. E speriamo in futuro siano dotati di macchine un po' più serie del furgoncino hippie. E pausa qui, Zemoji. Chissà dirmi oggi a quale film si riferisce questa bellissima sequenza. Risposta alla fine e noi continuiamo. Un lento inseguimento. Una regola che nei film non rispettano mai è questa. Nessun poliziotto può buttare giù una macchina senza consenso dai piani alti e se non arreca troppi danni. Come nel caso del famoso, ma famoso davvero, inseguimento della macchina bianca a Fort Worth in Texas. Il criminale alla guida sapeva benissimo questa regola. Non si era fermato quando gli era stato chiesto, e quindi giustamente la pattuglia incaricata aveva deciso di cominciare un incredibile inseguimento che sarebbe dovuto essere da film, qualcosa di epico. Ma nessuno si aspettava una lenta agonia del genere. Il guidatore incriminato era sotto effetto di droghe e ad un certo punto si era pure tolto la maglietta, per poi prendere il telefono e cominciare a fare delle chiamate. Così, a caso, andando a 10 all'ora, come se nemmeno avesse notato la polizia. Dopo più di 2 ore e mezza di inseguimento a rallenti, finalmente aveva deciso di fare la sua mossa, e finalmente la polizia poteva mandare i rinforzi e tamponare la macchina, perché era stato ritenuto pericoloso. Alla fine si è concluso con l'arresto del sospettato, che ha detto di non essersi accorto della polizia fino a quando non aveva accelerato. Wow, che cavolo mi tocca leggere. Skateboard. A Los Angeles non si sa perché ormai è diventato uno sport per i poliziotti inseguire le macchine. Infatti, come ogni altro giorno, qualcuno aveva deciso di prendere la macchina e provocare la polizia con la musica alta e ovviamente accelerando a più non posso, con una bella BMW per le strade, per ore e ore, finché ad un certo punto, dopo una brutta botta, era sceso dalla macchina prendendo il suo skate, che sembrava più lungo di lui, e andando a tutta birra. Il problema è che nonostante l'aspetto da Tony Hawk dei poveri, non era riuscito nemmeno a fare 5 minuti là sopra e ha cambiato piano, cominciando a correre. Sempre con lo skate in mano però. E mi chiedo, ha lasciato la macchina come niente fosse dal valore di migliaia di dollari, ma ha tenuto in mano uno skate fino alla fine, finché non è stato bloccato. Uno skate magari da 50 dollari? Poteva benissimo buttarlo e alleggerirsi, vagli a capire questi tipi. Una persona con un pick-up rosso alla fine gli aveva bloccato la strada. E sapete chi era il guidatore di quel pick-up? Il famosissimo Luis Pizarro, la star della serie TV La Gang dell'Auto. Sì, il tizio che lavorava nel mondo pericoloso del recupero crediti. Sono sicuro che avrete visto almeno un episodio e se non lo avete fatto ve lo consiglio assolutamente. Treni. Nella Carolina del Nord i fuggitivi hanno davvero molta fantasia. Era cominciato tutto come un normalissimo inseguimento, con tanto di caffè e cornetto per i poliziotti in macchina che ormai ne avevano visti mille. Finché la Honda Civic nera inseguita non ha raggiunto un passaggio a livello. E quindi in tanti hanno pensato, ok, il tizio ha accelerato all'ultimo secondo sorpassando il treno e lasciando tutto alle spalle, o no? Beh, no, non siamo in un incredibile film dove perfino le leggi della gravità non esistono. Ma comunque non era finita. Il criminale era uscito dalla macchina, inseguendo il treno a piedi e salendoci sopra in corsa. Cavolo, questo sì che è da film. Alla fine il veicolo è stato fermato e dopo un paio di ricerche la polizia ha trovato il ragazzo che era sceso e si era nascosto in un campo pieno di erba alta. Manco fosse un Pokémon. Il caso O.J. Simpson. Questo è stato forse il più famoso inseguimento mai visto e sentito. O.J. Simpson è un ex giocatore di football americano e attore statunitense. Aveva avuto una carriera brillante, finché non è stato mandato in prigione con l'accusa di omicidio ai danni dell'ex moglie Nicole Brown e l'amico Ronald Goldman.
fu uno dei casi di cronaca nera più discussi degli anni 90 e dovrebbe esserci la serie documentario su Netflix ancora disponibile. L'uomo fu condannato a 33 anni di carcere. Quando però venne a sapere che la polizia voleva arrestarlo in casa sua, anticipò tutti e scappò dal retro. Da lì salì in auto con un'altra persona che stava guidando e lui dietro, con un'arma puntata alla testa minacciando di togliersi la vita. Era partito uno degli inseguimenti più visti della televisione, milioni di spettatori erano in ansia e volevano sapere cosa sarebbe successo, e tantissime macchine della polizia avevano seguito lentamente quella di O.J., perché non accelerava più di tanto e teneva un passo costante. Si è concluso tutto bene, senza danni e con l'arresto dell'ex giocatore di baseball. Una foto in particolare è stata modificata molto dal web e presa un po' in giro per dimostrare l'immaturità dell'uomo che invece di affrontare la situazione era scappato a gambe levate. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.